San Benedetto, ex quartiere dello shopping e del commercio, almeno a sentire i commercianti che possono vendere diverse tipologie di merce. C'è chi per esempio si è buttato nella ristorazione tra panini, il famoso oramai kebab e però anche pizza. Simone Pinna, da 9 anni, lavoratore in una pizzeria che però è anche paninoteca con specialità arabe, titolare da qualche anno. Qual è l'aria che tira? L'aria che tira è abbastanza particolare, in quanto il movimento è sceso abbastanza negli ultimi 2 anni, dovuto sicuramente al fatto che il parcheggio è difficile da trovare, a causa anche delle piste ciclabili che sono state fabbricate ultimamente. Le luminarie non sono per niente accese, sembriamo in un cimitero. Quindi via Dante, una delle strade principali, un shopping cagliaritano, addirittura è diventata un cimitero. Sì, dopo le 7:30-8 di sera il movimento non esiste più. Noi andiamo avanti solo grazie ai clienti di fiducia, grazie al nostro prodotto che continua a essere tramandato da Wahid, lo stesso, di qualità. Però se non ci fossero i clienti fissi sarebbe da abbassare la serranda immediatamente. Piste ciclabili, problemi legati ai parcheggi, scarsa illuminazione, eventi col contagocce. Da 9 anni a oggi, facendo un confronto magari anche in percentuale, c'è stato un rialzo e o un calo degli incassi, e se sì appunto quale percentuale? Assolutamente, un calo sostanziale dell'incasso, penso sui 50% sicuro. 50%, nonostante io abbia deciso di investire tutto su questo locale che ha un nome conosciutissimo, non solo da noi è sceso, diciamo. Quali sono quindi gli SOS, meglio le richieste che fate alle istituzioni, al Comune di Cagliari in primis, e soprattutto se queste richieste magari possono essere anche delle ricette, meglio dei suggerimenti che voi commercianti vi sentite di dare? Sicuramente la creazione di eventi in primis, separando la zona di San Benedetto da quella del centro storico, cioè concentrando un giorno il centro storico e un giorno la zona di San Benedetto. A quel punto la cittadinanza si butta tutto su una zona, non è spartita in tutta la città, diciamo.